涙よりも優しい歌を悲しみよりそのぬくもりを You think you know me? On this day Buongiorno, buonasera ragazzi, benvenuti in un nuovo video, come c'è Dario? Ciao ragazzi! Schermata giusto spoiler del video che uscirà giovedì, finalmente, poi abbiamo capito perché non è uscito, volevano aspettare l'anniversario, arriva 16 sull'altro, senza... Quindi, finalmente, il personaggio per cui bisognava aspettare, hanno fatto aspettare un anno intero, ma va bene, ne parleremo giusto così. Quando torniamo sull'altro Senseiya, arriva Kaiser, oddio che novità, vabbè, promo quindi di questo mese sono relative a Kaiser... Saranno dal 12 al 16 e dal 19 al 23, niente, praticamente è citato tutto su Kaiser, va bene, e chi se ne frega, insomma, un po' di questo PG, vi consiglio altamente di conservare tutte le risorse e banalmente andare a Kagao LSS, anche perché, notizia dell'ultima ora, non posso farvelo vedere, oddio, forse potrei, perché in realtà abbiamo uno screen del carousel. C'è una novità grossa, nascosta però, ovviamente, perché loro non sanno lavorare di per sé, ma, ora essendo andato al finito, quindi manco da la posso farvelo vedere, c'è dei fiori che non ci sarebbero dovuti essere, perché c'è un tempio nascosto, c'è un tempio che io ieri, quando ho riscattato tutti i premi del St. Medal, mi ha livellato dall'1.1, ovviamente, all'1.20, si chiama Underworld Guardian, potrebbe essere capitato anche a voi, non ne ho idea, dovreste averci fatto caso perché come vedete non c'è, non è visibile, quindi nel momento in cui avete fatto qui il coso dovevate essere attenti e vedere che... I fiori li usate qua con l'italiano o nell'inglese? Nell'italiano, per quello il nome mio era totalmente sballato perché a me era stato tradotto Underworld, tenuto come Underworld... Ma poi tenuto tipo Paradise, una cosa strana che non era scritto manco in inglese corretto, infatti. E poi Zell, ora cerco di farvelo vedere, mi ha mandato lo screen di uno dei ragazzi, suoi amici, dove si chiamava Underworld Guardian e c'erano proprio i suoi fiori. Eccolo qui, ora ve lo faccio vedere, è questo qua. Vedete? Used for training Sand Temple Underworld Guardians. Ora... Questo 90% potrebbe essere uno spoiler del fatto che arrivi Ade, arrivi Alone, con una nuova generazione probabilmente di Spectre. Abbiamo già riavuto Radamante, che era ovviamente quello più importante, perché è quello che ha più roba, anche se è uscito un po' bidonoso, vabbè, quello dipende assolutamente dalla lore. Beh, possono uscire il Garuda vecchio... Quello sì. Che non è succhio. Dovrebbe, cioè io penso pure io siano cose di questo genere, anche se pure di Next Dimension. Ah beh, infatti mi aspetto, dopo l'SS a questo punto, a distanza di 1-2 mesi, Behemoth, primo. Poi mi aspetto un Garuda 2.0 a questo punto, quello di Scamans ovviamente. Mi aspetto un qualcosa, e che comunque vabbè è un'ennesima riprova che vogliono continuare un pochino quest'onda, è vero che sarà un tempio nuovo quindi è una merda, per l'amor di Dio, però se sono personaggi un po' diciamo di nicchia ci possiamo anche stare. Perché dico questo? Perché come lo Sparadise qui abbiamo Yato e abbiamo partita... E usciranno delle nuove versioni di Prosetantus. Quello io lo spero, però ho dei dubbi, perché lì poi sono altri SS, a quel punto devo pensare veramente che sono 2 anni di contenuti già preparati. No, ma non importa di chiudere il gioco con i templi aperti o chiusi, che gliene frega. No, però dico, se fai una cosa del genere con gli SS, non lo so, comunque... Oggi parliamo un po' di queste cose, raga, perché tanto il video di Atex ormai l'avete già visto, quindi ve lo riporto giusto così sul mio per farvi vedere le differenze di account, ma non è che chissà che cosa. E Kaino non è che sono io stronzo, non mi escono i pezzi, ce ne ho 3, quindi non è che sono stronzo. Tornando qui, su partita Yato, probabilmente qui aggiungeranno, vabbè, Behemoth già lo sappiamo,
mi sta venendo il dubbio Ah, ma perché scusami, ma dove c'è il padre lì di Temma? non c'è ancora il padre di Temma. Il padre di Temma era un guardiano proprio Sì, del. esatto, io lì volevo andare a parare, è il primo della Giudecca. Io credo che quel tempio sia per la Giudecca. Facciano Ricordo tutti i però. guardiani lì. Tra l'altro l'altra non era proprio partita, Sì, un altro. l'altra è partita, per quello io sono rimasto male, però questa è la partita forma Atena, cioè non è Spectre qua, ha Sì. l'armatura della civetta lato Atena. Sì. Quindi bisogna vedere come vogliono gestirla, ma potrebbero uscire cose interessanti perché lì ci sono i veri guardiani degli inferi, quelli sbroccati, super potenti, totalmente pazzi, che poi va bene, nel gioco saranno dei bidoni, ma questi sono dettagli. A questo punto, però, penso che l'arco di quest'anno sia unicamente su Temma e compagnia, quindi Sisyphos, e Sid, tutti questi personaggi nell'Lost Paradise, che vabbè è molto Lord di Lost Canvas perché è il dipinto di Jade, quindi ci può stare, tutti quelli che combattono effettivamente direttamente contro Jade, Regolo, per esempio, direttamente lì. Dall'altra parte ci siano quelli della Giudecca, quindi guardiani, padre di Temma, Radamante, però a questo punto mi aspetto che, non dico lo spostino perché non so se è stato mai fatto No, non l'hanno mai effettivamente, spostati, ma ci sono. no? No, abbiamo Sì, uno diverso noi dal Cina, attenzione, ce ma l'abbiamo dicono, uno, non l'hanno però mai spostati dopo nuovi l'uscita, usciti. Ma se infatti, no, guarda Poseidone che non è nel Tempio degli quello Dei. intendevo, infatti. Però sapete cosa mi aspetto? Che Kagao a questo punto non finisca qui. È vero che nel test server era lì, però attenzione perché questo tempio No. fantasma potrebbe accogliere Kagao. È vero che però Kagao lo metterei più nello Paradise, ha più senso, No, proprio come no, lore. Kagao non c'entra niente con quei Con della i Giudecca. guardiani, per quello dico, Che effettivamente poi, ci sta tra Kagao l'altro, qui, eh. è una pseudo convinzione che Kagao in realtà non sia anche l'ultima, sia uno spettro soltanto in Lost Canvas, ma poi nella serie Sia classica Ikki. si sia reincarnato in Ikki. Quindi, boh, può anche No, starci. no, infatti io Kagao ci credo che lo mettano qui, però ve lo posso, vi dico, c'è la possibilità che venga spostato, però io me lo aspetto qui. L'altro tempio, secondo me, accoglierà tutta l'altra parte di lore. Quindi quando Sisyphos si presenta con la barca davanti alle porte della Giudecca, iniziano a menarsi con Behemoth, con Garuda, c'è Regolo. Tutti questi No, personaggi, Regolo lato finirà probabilmente cattivi, di qua. sì, lati cattivi, infatti, stavo dicendo, finiranno in questo nuovo tempio, probabilmente. Quelli, lato buoni, finiranno in questo qui. Quindi io qui mi aspetto Kagao, Temma, la gruna che non mi ricordo mai come si chiama, Yuzuriya, non l'hanno messa qui perché ovviamente non c'era lì, No, è già però non. uscito anche Temma, è già uscito. Se ne No, io fanno un dico altro Temma uscendo. Godclot, perché c'è Temma Godclot, anche Yuzuriya potrebbe essere inserita in un'altra forma. Akurei, i due gran sacerdoti finirebbero qui, e Sid, Sisyphos, tutti questi personaggi me li aspetto che completino questo tempio. Quindi tipo a dicembre Sisyphos secondo me lo vediamo qua, perché tanto sappiamo che dicembre è Sagittario, cioè è sempre stato così, quindi ci può stare. Dall'altra parte però mi aspetto che, essendo che il tempio arriva nuovo di zecca, come anche qui è stato per primo un ex Sbellesh Sest, mi aspetto Sest lì Ade, una che non ho idea di chi possa essere sinceramente da fare da compagnia da quella parte, potrebbe essere tipo Thanatos forma umana, banalmente. No, potrebbe essere Behemoth. No, Behemoth lo vedo come S perché comunque è forte ed è un ottimo primo slot da S lì. Mi aspetto una Zelos Portantino di Lost Canvas, versione 2. C'è anche Boh, lì. ma allora puoi metterci anche dentro la versione di quello velenoso che combatte contro Alba Fica. Vabbè, comunque uno giusto così lì, Niobe. Niobe, giusto lì così, e poi iniziare a fare Oppure Behemoth, Caronte, che non è Garuda. mai stato inserito. Caronte forse è la cosa migliore, anche se ci hanno corretto, non era Caronte lì che stavamo parlando, era un altro che non mi ricordo manco chi cazzo è, potrebbe essere lui, banalmente. Però poi potremmo vedere appunto Garuda, potremmo vedere appunto Minos, non credo, perché tanto il Minos di là si vede solo con la roba fica e basta, non penso lo rifaccia, però potrebbe.
più tutti i guardiani, quindi il padre di Temma e compagnia cantante, quelli è possibile. E a quel punto sappiamo qual è l'arco del prossimo anno, anche se poi potrebbero continuare anche per 2 anni, perché come ha detto Dario, potrebbero rifare anche Thanatos e Hypnos. Ci sono personaggi oltre Temma con la Godcloth che possono finire anche nello Sparadise dall'altra Non parte. è che fanno solo lo scava, si inframmezzeranno comunque con personaggi con i Goldclot, Divine Clot. Sì, infatti io parlavo solo di questi 2 templi, poi in mezzo sappiamo che ci sta Poi ci ancora da sarà concludere. probabilmente qualche povero sfigato di Next No, Dimension. sicuro, sicuro, Next Dimension deve andare avanti e sai che C'è anche un forse quelli di Dimension qua. comunque che deve essere riempito. Sì, è che stavo pensando qua chi poter mettere ancora, forse sì, non lo so. È strana questa cosa perché io me lo sto immaginando così, perché qua in realtà io pensavo andassero a finire i vari generali, però Underworld Guardians, insomma, lascia poco all'immaginazione. Comunque questo è quindi quello che potrebbe accadere in 1/2 anni. Questo è quello per cui io vi dico conservate sempre i fiori, attenti alle risorse, ormai è un gioco di pazienza, letteralmente. E per il video con il Sir della mia gestione di account, che come vedete un po' di rumenta, ma proprio un attimo di rumenta ciò, comunque visto che me lo chiedevano l'altra volta su Instagram, per farvi vedere, io sono a 17,5K fiori fermi, ora E ce l'avrò già soprattutto 1000. hai 11.000 casse di cosmi da aprire, Lì 13.000. ci pensa, o Giulia o il Ser, dipende se Giulia lo vuole fare perché vorrei farglielo fare con le linee guida del Ser, così da fare il video che avevamo detto. E insomma, fate attenzione a cosa volete, a dove volete tirare la roba, perché adesso forse è uno dei momenti più importanti per il gioco, perché se da un lato è sempre sembrato a un passo dalla chiusura, dall'altro stanno facendo delle cose verso il futuro. È strano, no? Per un gioco che era messo così. Ma Quindi vediamo che succede. non è che questo aiuti, eh? Cioè, l'Europa è messa male a Sì, prescindere. vabbè, Il problema quello. per l'Europa, gli altri due continenti, Cina e Sud America, comunque il numero di giocatori è già diverso. Sì, noi piamo il rimando e a noi europei alla fine va bene così. Noi piamo luce dall'americano, quindi siamo salvi tramite quello. Noi siamo quello che era un tempo il Il SEA. SEA, sì. Però di conseguenza, comunque c'è la notizia che effettivamente stanno mantenendo quello che avevano detto, cioè sviluppano, provano a tornarci dentro e fuori le risposte le hanno. In Europa no, ovviamente, lo sapete, e i francesi pure si stanno molto distaccando da questo gioco. Vedremo come verrà gestito per il Vabbè, ma resto. loro hanno due fortune su quei due posti dove hanno tanto pubblico. In Cina che c'è comunque una scelta minore rispetto al resto del mondo, perché non tutti i giochi possono essere portati in Cina, ci sono delle regole particolari, eccetera. E in Sud America sono dei pazzi fanatici di Senseiya e quindi hanno questo grosso vantaggio che in Europa non è così. In Italia e in Francia e in parte in Spagna è ben considerato. Nel nord Europa non sanno manco cosa sia, No, fondamentalmente. ma anche dal centro Europa, dal lato Sì, Krupp, dalla Roma Varia. Germania in su, se non sanno, probabilmente non è mai arrivato, quindi Non non so se hanno più. nemmeno se è tradotto in tedesco l'anime, Non per so, beh, esempio. loro lo guarderebbero anche in inglese se per No, no, lo quello. so, però per dire, non è manco, penso, portato. Però, vabbè, fate le vostre considerazioni, ragazzi. Io vi dico, questo mese passatelo sulla GT Arcade App, sinceramente, a farmare, perché, l'altra cosa che è stata, non dico confermata, perché finché non vedo non credo lo sapete. Però i fiori, per esempio, di partita sono stati caricati nell'applicazione di GT Arcade, quindi probabilmente saranno riscattabili prima o poi con i gettoni, come per i tonni e roba varia. Quindi bastatevi più o meno su queste cose. Secondo me prendiamoci un po' tutti questo mese per ragionare e vedere cosa porteranno, cosa diranno. Tanto Kakao esce a breve di là e inizieremo a vedere le cose dell'anniversario, come verrà gestito in Cina. E boh, vediamo. La cosa positiva è che da un lato è negativissimo i templi nuovi da fare da zero, dall'altro per una volta sembra che si stiano minimamente Sì,
interessato a farli fare in maniera veloce. Boh, io vi ringrazio per aver visto questo video. Noi ci vediamo mercoledì con la patch, che non mi aspetto. Sarà vuota, sì. Il vuoto pneumatico. Sì, quindi nulla di che. Al massimo vediamo in live di portarvi un po' il venerdì qualcosa di qualifica della Jamir, insomma, vediamo una cosa così. E poi vabbè, vi portiamo appunto le showcase di Atex sabato probabilmente, poi vediamo. Il resto, ragazzi, sto mese faremo più video di questo genere per cercare di aiutare, tipo quello che abbiamo fatto con Sir, questo che possiamo richiamare uno sguardo al futuro, insomma. E poi vediamo che se arriva un annuncio che noi aspettiamo, perché per chi segue Epic 7 è arrivato su Epic 7 e mi aspetto di averlo anche qui, sinceramente, ma vedremo. Buona giornata, ragazzi, ciao ciao. Ciao.